L'unica cosa che tu hai dentro la testa in quel momento è salvarti. Io quel giorno ho visto gente ibernarsi. Si poteva fare qualcosa secondo te o... Si poteva fare veramente qualcosa, ma l'aiuto più grande che ci dovevano dare. Ma invece, te hai abbandonato il ciclismo, però come dicevi lo guardi ancora, guardi le corse. Cosa ne pensi delle tematiche del ciclismo attuale? Come è cambiato secondo te dai tempi in cui correvi a livello di tattiche, di performance, allenamento, diete e poi anche componenti? È cambiato, come se tu guardassi... Te hai passato tanti anni nel ciclismo, sì. Oggi com'è? Beh sì, siamo più di un decennio, quindi è come se tu guardi la Formula 1 di oggi e la Formula 1 di 10 anni fa. Le auto, le vetture sono differenti, i motori sono differenti. Secondo te è tutto più esasperato adesso che si guarda il dettaglio invece di essere anche più ciclismo liberi. In questo caso è così, quindi si guarda veramente, cioè dal lato tecnico, ti parlo di bici, hanno fatto proprio un salto di qualità enorme. Una volta ovviamente si cercava sempre di trovare quello che era la tecnologia massima da porre in una bicicletta, però non c'erano le tecniche che ci sono giorno d'oggi. In più, una volta c'era la mentalità, questo ragazzo che passa, che è giovane, a primo anno professionista, secondo anno da professionista, terzo, gli facciamo fare una gavetta, lo affianchiamo. Adesso è il contrario, la gavetta la fa quello che ha 10 anni che corre, che è vecchio, perché giustamente, esatto, perché giustamente fisicamente, ok, la maturità la raggiungi magari a 25 anni, però tu quando passi professionista magari ne hai 20-21 anni, puoi dar tanto, perché già solo parlando di cuore, tu riesci a fare, ad avere delle elasticità che a 30 anni non potresti avere. Perciò insegnando da subito il metodo a questi ragazzi giovani riescono a dare il 100%. Quindi è inutile andare a dire ma è giovane, non bisogna finirlo e quant'altro, perché ormai secondo me i tempi sono cambiati. È la mentalità che è sbagliata, che si pensa ancora che se uno è giovane non bisogna farlo andare forte e quant'altro. Faremo fatica a vedere magari delle carriere lunghe, rispetto a un tempo sarà dura e difficile trovare magari un Nibali nel futuro, una carriera come Valverde, gente di questo calibro. Magari vedremo dei campioni passare, ma che non dureranno così a lungo. Dimmi un pro dei tempi tuoi e uno dei tempi moderni. C'è qualcosa che secondo te era meglio prima quando correvi, adesso non lo è più? Invece qualcosa che rimpiangi di non aver avuto magari quando correvi? Beh, allora, forse ora è più semplice, perché adesso quando passi hai tante figure tecniche all'interno di una squadra. Sei seguito da tutti i settori. E quindi alla fine non fai errori. L'importante è che tu segui questa tabella che ti viene data, impari il metodo da subito e vai avanti seguendo questo. È semplice. Una volta invece non c'erano tutte queste figure, quindi era tanto, dovevi ascoltarti. Veniva anche, esatto, da quello che era il tuo feedback. Provavi, capivi che non era la strada giusta, sbagliavi perché magari cadevi, sbattevi la testa e sì, quindi vedevi capivi che la prestazione non era al massimo, non ti sentivi bene, quindi dovevi ritornare indietro, rifare di nuovo i passi dall'inizio e capire che dovevi correggerti su questa cosa e prendere un'altra direzione. Quindi diciamo che c'era più estrosità e una persona poteva essere anche più artistica rispetto a un'altra, anche invece lì si poi vedeva c'era la differenza, tutto controllato, che okay. Capito? Invece qualcosa che era meglio prima che invece adesso non c'è più e quindi dici era meglio ai miei tempi? Ma per me è questo, che adesso sicuramente i talenti sono costruiti. Però di è base, così, bisogna adattarsi. Sì, uno di base al fisico, al talento, e ok, però tanto viene poi dalla testa, dalla capacità che hai di imparare le cose. Una volta era così, oggi fa tanto anche differenza il tipo di squadra dove sei. Se hai una squadra che ha un budget altissimo, sicuramente avrai risultati migliori, perché loro ti porteranno a fare più training camp, ti porteranno ad avere bici batteriali migliori, ti porteranno ad avere compagni migliori, staff tecnico migliore, capito? È normale, è un gioco, molte volte diventa un gioco di budget. Chi spende 50 milioni è vero. E una squadra da 6 milioni, 4 milioni, prova a immaginare come potrà competere contro di loro. Problema secondo me per cui in Italia non abbiamo squadre di grosso spessore adesso ad oggi e manchiamo su questa cosa. E adesso invece sei qua insieme al capitano e si è trovato un lavoro, una nuova vita sempre collegata al ciclismo. Cosa fai adesso? Come ti sei rimboccato le maniche per continuare a vivere? Perché bisogna fare qualcosa per mangiare, perché se no... Prima di tutto, cioè non è che è discorso economico, ma proprio un discorso di cosa tu sai dare, cosa puoi fare e come sentirsi anche realizzati. Quindi mi sono messo questa nella mia testa come domanda e ho capito che dovevo dare a servizio degli altri la mia esperienza. Per questo motivo ho trovato un accordo con l'azienda Basso, sono la famiglia Basso che si occupa sede del marchio, quindi Basso Bikes e Likugan, e con loro io do la mia esperienza. Abbiamo creato le Basso Experience, che sono praticamente
praticamente dei viaggi organizzati, dei tour organizzati, il giro per l'Italia o come non ho visto sono. Che c'è anche un'esperienza del Giro d'Italia in cui tu, che l'hai corso, puoi sia raccontarlo ma anche far vivere al cliente, come possiamo dire, a quello che viene a fare esperienza. Tra l'altro vengo io in aiuto, abbiamo fatto dei pacchetti, alcuni abbiamo denominati come Giro Experience, che praticamente si porta i nostri clienti che entrano nel nostro sito, vedono i pacchetti disponibili, dopo una registrazione e una domanda gli viene proposta questa offerta e noi li portiamo a pedalare sulle strade del Giro d'Italia a vedere proprio la tappa del Giro d'Italia, vivere l'emozione da vicino, magari con i pass e quant'altro, per essere sempre più vicini ai corridori. Sì, noi diamo sempre l'esperienza in bici innanzitutto, quindi tutto passa tramite questo filotto, movimento, rimanendo sempre in attività e pedalando con me e con i miei collaboratori. Offriamo e diamo un servizio anche di assistenza tecnica, quindi abbiamo materiali e veicoli a seguito, operatori come meccanici, tutto, magari anche il massaggiatore. Anche il massaggiatore in certi casi, se è richiesto, perché noi vogliamo dare questa esperienza a una persona che magari non ha mai corso e non è mai stato ovviamente in un team. Si trova tutto organizzato come un vero professionista. Diciamo che la vedo la bici ovviamente con passione e quant'altro, non guardando la performance, facendo la salita, la esatto, blocco. L'idea è questa. Inoltre la sera si sta sempre insieme, si mangia assieme, si pranza assieme, si cena insieme e c'è modo si anche crea un gruppo. Si possono conoscere un sacco di persone, che quella che rimane alla base, viversi un'esperienza non solo pedalando autonomamente e senza magari godersi quello che il mondo del ciclismo sa offrire. A me ha dato tanto e io voglio portare proprio questa esperienza a contatto con le persone. Quindi se poi ci sarà da guardare una corsa insieme, si guarderà la corsa insieme. Se magari dai i tuoi aneddoti, la spieghi e sì, quant'altro. Cosa? Raccontacene uno, un aneddoto divertente e uno magari un po' meno. È capitato anche che una tappa al Giro d'Italia era, se non sbaglio, 2014, nevicava. Molte volte indovino prima chi potrebbe vincere o come finirà la corsa e gli spiego il motivo, il perché, e loro riescono anche a entrare più nella quella che è la mia mentalità. Allora Marco, ultime due domande. Due tennis. Veloce che poi se no si stancano i... Ma bon, dai, allora fai così. Un altro episodio, ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate un commento se vi piace l'intervista con Marco Canalo e ci vediamo nel prossimo episodio per parlare di ecosostenibilità e progetti futuri di Marco Canalo. Sono il suo molto futuro. Interessanti, tanto interessanti, vi piaceranno.